Antonio Isabella, presidente della Prologo di Campora San Giovanni, qui per ottenere appunto a nome della Prologo questo riconoscimento. È un bel risultato? Certo, è un onore, un piacere, un grandissimo, un immenso, proprio grosso risultato questo della Prologo di Campora. Teniamoci presente che noi siamo nati a malapena 10 anni fa, quindi siamo una giovissima Prologo. Siamo riusciti a ottenere questo marchio di qualità, la prima Prologo calabrese a ottenerlo, quindi siamo i primi in Calabria a ottenere questo riconoscimento e l'unici ancora, quindi mi auguro che l'anno prossimo ci saranno altri, però per il momento siamo noi quelli che hanno ottenuto questo marchio di qualità. Un grazie naturalmente va a chi ha lavorato tanto, a chi si è impegnato tanto per ottenere questo risultato. A tutti i nostri sponsor che ci hanno permesso di poi andarla, farla un po' più, migliorarla di giorno in giorno, questa sagra, questo festival, perché il nostro non è una sagra vera e propria, ma è un festival, perché coinvolgiamo anche tutto il territorio, coinvolgendo tutti gli operatori, tutto quello che è il discorso della. È un festival vero e proprio, andiamo a vedere le tradizioni, andiamo a vedere tutto quello che è di bello per quanto riguarda questo festival della cipolla rossa. E poi Campora è la zona dove c'è maggior produzione della cipolla rossa, che si chiama cipolla rossa di Tropea perché è quella la qualità, ma la produzione è su Campora e Nocera, che sono confinanti, sono due paesi che sono confinanti. Noi facciamo parte del comune di Amantea perché Campora è una frazione, ma la produzione maggiore per quanto riguarda questa cipolla rossa è su Campora e Nocera. Il festival è nato qua, è nato già 8 anni fa. Quest'anno faremo la nona edizione, quindi è nato quasi insieme alla Prologo praticamente. Un grazie lo voglio dire soprattutto a chi ha creduto, a parte i nostri soci che fanno una marea di lavoro completamente gratuito, perché poi ci ricordiamo benissimo che le Prologo fanno solo volontariato, non in casa, anzi cacciano dalle tasche. E quindi, ma un grazie particolare va anche a chi ha creduto fin dal primo momento che questo festival potesse essere qualcosa di bello da fare con la Prologo, una Prologo appena nata, e ad Antonio Veltri, che era presidente del consorzio della Cipolla Rossa quando abbiamo iniziato questa manifestazione, e quindi ha creduto che potevamo avere questi risultati. Ora è un amico praticamente, un grazie. Questa dedica in questo momento va anche a lui, perché è giusto che vada anche a lui, quindi a tutti i soci della Prologo, ma anche a chi ha avuto fiducia in noi praticamente. Libre TV promuove la Calabria in varie occasioni, ringraziamo per questo Riccardo Cristiano e Antonio Abruzzese, che sul territorio insomma girano tutta la Calabria e cercano di promuovere questo territorio. Per quanto riguarda Campora San Giovanni, questo riconoscimento potrà servire anche come leva per il turismo. Adesso non so qual è la situazione turistica e quindi in qualche modo una prospettiva economica positiva? Ma io mi auguro di sì. Noi diciamo che quando facciamo il festival abbiamo migliaia e migliaia di persone che vengono da tutta la Calabria, ma anche da tutta Italia, proprio vengono in occasione del festival, quindi noi la nostra parte la facciamo, certo, poi ci vede qualcun altro che deve fare anche la loro parte, insomma, noi cerchiamo di fare, e naturalmente oltre che essere il prodotto base principale del territorio è anche un prodotto che poi promuove tantissimo, movimenta tantissima situazione, insomma. Parliamo di questa cipolla, un attimo giusto in chiusura, e qual è diciamo la caratteristica che la rende particolare, speciale rispetto al resto? Ma guarda, a parte tutti i vari valori, tutto quello che è buono a livello medico, tutte queste cose qua, ma quello che è poi fondamentale è una cipolla dolce. Tu non hai problema degli occhi quando la sbucci o quando la mangi, no, è dolcissima, è proprio una cosa, è una cipolla dolcissima, insomma. Perfetto, grazie ancora e complimenti.